Bella a tutti ragazzi, l'Oxiuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Ci siamo fermati un paio di giorni per studiare l'uscita di Clash Mini. Io personalmente ci sto giocando abbastanza, voi ci state giocando, vi ricordo che c'è il video tutorial per poterlo scaricare gratuitamente anche se non è ancora uscito in Italia, quindi comodissimo, provatelo perché comunque ci sta. Oggi invece voglio andare avanti con la sistemazione del mio main deck e volevo insieme a voi portare a livello 14 un'altra carta molto molto interessante. E voi mi direte, Xuder, porti a livello 14 la Fireball? No! No! Voglio utilizzare il libro per prendermi le 700 carte rare che mancano per il moschettiere, che secondo me a livello 14 col mio deck è fondamentale. Quindi, so che per molti è un sacrilegio, ma fa nulla. L'importante è spingere con il proprio deck principale, libro dei libri, sbam! Mi prendo tutte le carte rare che mi servono. Tra parentesi, se non utilizzate carte epiche e le carte leggendarie, ve ne mancano poche, non è una mossa secondo me così sbagliata. Quindi, il moschettiere migliorabile, bam! Dentro 100.000 di gold, moschettiere portato a livello 14. Vediamo al volo le info, come vedete 955 punti ferita, 289 il danno, ovviamente la velocità dei colpi non cambia. Io direi di andare a provarlo subito in ladder e vediamo come si comporta e se abbiamo fatto bene. Siamo contro Yodi del clan Haha. Partiamo subito con un moschettiere da dietro. Molto tranquillo, una partenza pulita. Lui gioca una macchina volante. Potrei palafocargliela proprio easy. E invece no. Oh, Grider. In modo che il moschettiere tenga loccato la macchina volante. E la Fireball la possiamo utilizzare sull'arciere magico. E invece no. Bombarolo dietro. Mini pecca. E poi anche i mascalzoni! Riusciamo a evitare il problema del tronco e insieme ai mascalzoni la distanza è troppo lontana per il suo arciere magico, quindi possiamo entrare. Addirittura lui decide di utilizzare un cavaliere per andare a counterare i mascalzoni. Poi la focchiamo immediatamente la capanna goblin, non deve rimanere mai giù quella cosa. Potrebbe dare un fastidio non indifferente. Ci subiremo un paio di danni, forse neanche. Di nuovo macchina volante per lui. Andiamo con il nostro moschettiere al 14 che insieme alla torre riesce a farsi la macchina volante senza troppi problemi. Qua vediamo se lui ha già 7 di elisir, probabilmente sì, per andare a counterare il mio Grider. Leggermente, leggermente indietro con l'elisir lui. Attenzione! Moschettiere che locca la torre e può tirare un paio di hit importanti. Adesso qui bisogna stare molto attenti. Perché se lui mi frega col tronco mi serve immediatamente bombarolo, esattamente questo doveva succedere. Meno male che ho usato in predict col bombarolo. Forza bombarolo. Un nuovo ingresso nel deck. L'abbiamo visto un paio di video fa, ragazzi. Mamma mia, il bombarolo. Fa un disastro, raga. Fa un disastro. Wow, che difesa. Può tranquillamente andare di nuovo con il suo cavaliere a deviare con il mago di ghiaccio. Attenzione. E io qua la provo. La mega combo. Poi va di poison. E adesso... andiamo a palafuocarla immediatamente, una volta che lui la mette giù, gliela palla a fuoco. Via, 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 ci sta che c'ha ovviamente l'Elisir. Molto bravo qui a fregarmi. Ma c'è il mago di ghiaccio insieme al bombarolo e un mascalzone. Riusciamo a tenere, c'è subito la ripartenza intanto dello Grider. Non può avere troppo Elisir lui. What? Dobbiamo chiuderla qui. Dobbiamo chiuderla. Tronco anche per me. Fireball per forza corta. Bisogna difendere prima di fare qualsiasi cosa. Dovrebbe giocare il tronco, esatto. Ma noi abbiamo due truppe tutte a sinistra. E infatti questa difesa si rivela mega efficace. Possiamo andare a piazzargli una fireball sulla torre di sinistra. E salutiamo Yingambon. Arrivederci, ciao, let's go. Nice, nice, nice. Questo moschettiere al 14 ha dato
una spinta di adrenalina non indifferente. Intanto mettiamo come sblocco il coso d'oro e ci prendiamo, attenzione, un jolly leggendario che io, per evitare qualsiasi misunderstanding, andrei a mettere subito, senza pensarci due volte, sul nostro mago. Aia, sulla stregone di ghiaccio, 15 su 20 per portarlo a livello 14. Avanti ancora con il prossimo game. Siamo veramente sempre più vicini ai 6.000. Uè ragazzi, intanto se vi piacciono i miei video, un bel pollicione in su, raga. Iscrivetevi al canale, aiutatemi a crescere. Dai, non vi costa niente, solo un click. Attenzione. Lui gioca agli arcieri. C'ha il boscaiolo 100-100. Oh, porca miseria. Vediamo quanto countera questo coso. Non credo che counteri chissà quanto. Però. Ok, era una prova, era un try. Beh, ci è andata anche meglio del previsto, considerando la potenza dell'attacco. Mi aspettavo di perdere una torre. È andata bene. Allora, barbari scelti, mongolfiera, goblin cerbottaniere, brutta storia, arcieri, gigante elettrico. Vai a cantarmi log. Vortex, Valchiria. Barolo. Dobbiamo spostare il Valchirione, c'è poco da fare. Che bel casino. Mago di ghiaccio per cercare di fermare disperatamente la sua mongolfiera, che però purtroppo impatta, ovviamente. Era... Mamma che bel deck che c'ha questo, raga. Come gli gira. Andiamo col tronchello. Come gli gira questo deck, raga. Proviamolo col log. Non avrà molto senso questo attacco. Eppure. Uno. Due. Però. Ovviamente, se possiamo tenere la torre, per adesso la manteniamo. Ci sta. Una fireball pulita per una zap pulita per togliere la torre. Qui devo dire che quei cosi al 14 sono abbastanza inarrestabili. E attenzione, perché lui adesso riparte sicuramente. Qui ha senso in realtà ciclare as fast as possible, il più veloce possibile. Deve in qualche modo difenderlo. Non lo vuole difendere. Oh my god. Ti prego, ghiaccialo insieme alla mongolfiera. Ghiaccialo. Forse non è stata una grande idea per lui giocarlo al 15. Non è stata una grande idea in realtà, attenzione! E la mongolfiera che fine ha fatto? Ma io ripartirei col log sul serio. Fireball! Deve essere buono questo fireball! Non possiamo fare nulla? Tronco, mini pecca, difendiamo, devo stare attentissimo alla mongolfiera, ma non posso lasciarlo andare. Go Grider, ci sta, questo l'ha specchiato nuovamente. Cerchiamo di essere un pochettino versatili, attenzione alla mongolfiera che arriva, giochiamo ovunque le truppe per evitare qualsiasi problema. Devo ripartire. Serve un cycle. No! Non me lo aspetto. No, ho miscliccato lo Grider. Se lui non gioca i barbari scelti, io non posso fare nulla. Moschettiere in prevenzione per la mongolfiera. Bombarolo. Eccoli lì i barbari scelti. Tronco! Mago di ghiaccio! Ok! Mi è costato caro questo mago. Non posso ripartire. Però posso tirare una fireball. È pesantissimo questo attacco, lui gioca la mongolfiera adesso. È già. Dovremmo riuscire a counterare comunque. Esatto che counteriamo. Vai. Tronco in predict sui barbari scelti. Fireball! Let's go! No! Un momento! Mi serve qualsiasi cosa che possa andare sulla torre subito!
Vai, Ogrider! Let's go! Let's go! Woo! Nice win. Ouch. Ora io non. Non so se ne ho fatte due o tre di partite. Facciamo l'ultima. Wow. Fufu. Nessun clan, attenzione. Che grandi match, ragazzi. Sprechiamo un tronco? Non si apre mai con un tronco così, però. Pensi di farmela pagare. Oh, bombarolo! Così, il bombardiere non riesce a farsi... Questo attacco ha fatto veramente molto male. Mi ha punito seriamente. Fai mini! Nice! Va benissimo questo attacco del mini, ha rimesso assolutamente in parità le cose. Ma gli abbiamo attivato la torre centrale, eh. Zone sgarri al 14, fermati dal mago di ghiaccio. Dobbiamo per forza counterarli. Ok, il principe. Non posso farlo caricare. Farebbe troppo male se caricasse. Miner, difeso un attimo dal bombarolo. Attenzione al pirotecnico. Il bombarolo aveva giocato un pochettino più indietro. In realtà non mi aspettavo che il miner arrivasse proprio sulla mia casella. Comunque fermiamo anche il pirotecnico senza troppi problemi. Siamo ritornati in una situazione di parità. 2455 in basso a destra, 2446 in alto a destra. Che palle sti cosi. Uno l'abbiamo fermato. Non subiamo danno, per fortuna. Di nuovo il Vortex. Orco giù dal Gran Cavaliere. Ok, qua la situazione è un pochettino più complicata. Porca miseria. Fermare il Gran Cavaliere. Fermare il Miner. Qua mi avrebbe regalato in realtà la... Oh, piano. Quanto caspita è forte al 14 il Gran Cavaliere. Ma è fortissimo! È fortissimo! Ma il Gran Cavaliere al 14 è illegale! What? Io ce l'ho al 10! Proviamo con lo Grider, ma non avrà assolutamente senso perché me lo counterà easy proprio. Vortex, molto pulito. Invece non lo gioca. Attenzione! Moschettiere a destra. Portiamolo verso la centrale. Ho fermato un attimino l'attacco del Prince. Quello super fast. Oh, Grider di nuovo. Vai, go, Grider. Go, Grider. Ok, due li facciamo, easy. Torniamo in una situazione un attimo di parità. Subiremo un attacco in carica. Fermiamo un attimino i cosi. Almeno uno. Potevi anche non correre di dietro. Sono molto preoccupato per il Gran Cavaliere che non so dove va giocato. Bello il mini! Non facciamo nulla, attenzione! Il mago di ghiaccio e il bombarolo hanno danneggiato un po'. C'è un problema tecnico e quel problema si chiama arciere pirotecnico. Serve il mini. Lo so. Gli arcieri pirotecnici sono veramente infastidiosi. Veramente un deck god il suo. Devo dire che il Gran Cavaliere è impossibile da counterare al 14. È fortissimo. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash o Mini o Royale. Ciao!